Prosegue la giornata inaugurale del girone Open Stella Azzurra qui alla Frankie Garage Futsal Cup, prima edizione della reincarnazione dell'ex Memorial Sgreccia, qui classico torneo di calcio a 5. Troviamo di fronte all'altro Duritana contro Pizza Luigi. Sempre squadra in maglia nera in possesso del pallone, ma alla fine lo perde. Incrociano la prima parata della partita e il primo gol della partita è però un'autorete, l'autorete della Duritana che regala il primo gol del vantaggio agli avversari. L'ho segnato nella sua porta l'Osito Luca. Pallone toccato, infilato per Zulo, Zulo mette a sedere Ricci ed eccolo qui, lo chiamavamo l'uomo più pericoloso del match finora, Daniele Zulo, 2-0, Pizza Luigi. Restituisce all'Osito che rilancia la ripartenza, riesce anche a servire Santonico, Santonico con il mancino accorcia l'uomo che aveva per errore messo in porta il gol dell'1-0 per il Pizza Luigi, accorcia a distanza, adesso è 1-2 il gol di Adriano Santonico. Molinaro, Molinaro ha soffiato il pallone agli avversari, Molinaro va addirittura a calciare e poi commette fallo spingendo giù Pacioni. Ad andare proprio Zullo, eccolo qui, intuisce però con il piede, riesce a coprire tutto lo specchio della porta Ricci, una bella parata, plastica, si rimane 1-2. D'Andrea, serve male D'Andrea, Zanobbi che subisce anche fallo, calcio di punizione. Opportunità per il Pizza Luigi con la Duritana che rischia di farsi male. Sono 7 minuti al termine del primo tempo e da ora ogni fallo è calcio di rigore. Adesso va Gelbe. Eccolo il numero 3 contro Ricci. Questa volta piega i guantoni del numero 1 della Duritana. 3-1 Pizza Luigi. L'Osito non era male, parata e rilancio dalle parti dei Simoni, dei Simoni con il tacco, bellissima l'azione per Zullo che si dimora questa volta un gol fatto e spettacolare l'intervento di Marco Ricci. Zullo perde un rimpallo molto grave con Santonico, Santonico salva sulla linea di porta dei Simoni. Un minuto a partire da adesso, indicato il direttore di gara, Podrich, la partenza del Pizza Luigi, c'è spazio per Curcio, Curcio rimpallo, lo aiuta, appoggia anche per Zullo e a sua volta all'interno per il gol del 4-1 in azione insistita, molto bella, è arrivato il timbro di Simone Genovesi, 4-1. Pallone toccato molto bene per Zullo, murato ancora una volta dal numero 6 Fonti, ancora Zullo, questa volta porta a spasso il pallone, si disarciona da Fonti e beffa in diagonale, molto bene l'avversario, 5-1 Pizza Luigi. Riesce a mandare a vuoto l'avversario Gelbe, Gelbe bravissimo tra le gambe stavolta di Ricci. Battuto corto. Possibilità niente male, quindi ripartenza per De Simone. De Simone si fa mezzo campo, il pallone viene deviato sotto porta da Podrich che arrotonda ancora di più il punteggio sul 6-1 per Pizza Luigi, gara ormai chiusa. Genovesi, Podrich dall'altra parte restituisce il pallone a Zanobbi, la punta, scheggia il palo e fuori. Zullo regala il pallone a Santonico che la mette di pallonetto, bello il gol del numero 9, forza quello della bandiera, 6-2 a 5 minuti dal termine. Pronto ad andare Zullo, affollata l'area di Ricci, eccolo qui, il numero 7 colpisce proprio i guantoni del numero 1 della Duritana. Rimessa laterale ma non c'è più tempo, senza recupero finisce 6-2 la seconda partita del girone Open Stella Azzurra del Frankie Garage Football Cup. La vittoria del Pizza Luigi si aggiunge a quella un'ora fa del New Team Lazio.